La fisica, come del resto anche la metafisica, fa parte di quelle scienze che Aristotele chiama teoretiche. La fisica studia gli enti soggetti a mutamento e a divenire, e dunque la fisica ha come oggetto tutto ciò che è percepibile con i sensi. Quindi potremmo dire che la fisica di Aristotele coincide essenzialmente con una teoria del movimento. Riporto brevemente anche la struttura dell'opera in generale. Sono 8 libri sulle scienze della natura. Ma particolarmente interessanti sono anche i 4 libri noti come De Cielo o Il Cielo, riguardanti la meccanica celeste o cosmologia. E ricordiamo anche 2 libri appositamente dedicati alla nascita, alla corruzione e alla morte degli esseri. Ritorniamo pertanto al concetto di movimento. Aristotele ammette 4 tipi fondamentali di movimento, ciascuno dei quali comporta un passaggio dalla potenza all'atto. Movimento sostanziale è il movimento di generazione e di corruzione. Movimento qualitativo, ovvero il movimento che riguarda la modifica della qualità delle cose. Movimento quantitativo, riguardante l'accrescimento e la diminuzione degli enti. E poi, in ultimo, abbiamo il movimento locale, o moto propriamente detto, che permette la distinzione dei vari esseri naturali. Il moto propriamente detto, o locale, può essere a sua volta di 2 tipi. Moto naturale e moto violento o artificiale. Quello naturale può estendersi dal centro verso il basso e dal centro verso l'alto, oppure può essere circolare. Il primo e il secondo tendono a un cammino rettilineo e sono perciò considerati imperfetti, laddove il terzo, descrivendo una traiettoria curva e non avendo dunque né inizio né fine, è geometricamente perfetto. Le sostanze che si muovono di moto rettilineo sono soggette a generazione e corruzione, mentre quelle che si muovono con moto circolare sono ingenerate incorruttibili, da cui la ben nota distinzione aristotelica tra 2 regioni di universo nettamente opposte e separate tra loro, la regione terrena o sublunare e la regione celeste o sovralunare, che inizia proprio con la Luna, aspetto che giustifica la netta separazione tra le due fisiche, tra le due meccaniche, quella terrestre e quella celeste, distinzione che verrà totalmente neutralizzata soltanto con la scienza moderna. Il mondo sublunare, cioè il mondo terrestre, è imperfetto ed è soggetto alla generazione e alla corruzione, ed è inoltre costituito, secondo Aristotele, dai 4 elementi di Empedocle: fuoco, terra, aria e acqua, intesi come modi di essere, come modi della sostanza e non come corpi, pertanto non come sostanze. Nel mondo sublunare il moto tende al rettilineo, cioè verso l'alto e verso il basso, e questi 4 elementi componenti il mondo terrestre hanno alla loro base le 4 qualità del caldo e del freddo e del secco e dell'umido. Il fuoco è caldo e secco e tende verso l'alto, laddove la terra è fredda e secca e tende verso il basso. Gli altri 2 elementi intermedi sono l'aria, calda e umida, che tende verso l'alto, e l'acqua, che è fredda e umida e tende verso il basso. Ciascuno degli elementi si muove cioè verso quello che Aristotele chiama il luogo naturale, determinato a sua volta dal peso dell'elemento. La cosmologia aristotelica è pertanto così rappresentabile. Al centro abbiamo la terra, poi la sfera dell'acqua, la sfera dell'aria e la sfera del fuoco, ultima della regione terrena, oltre la quale vi è poi la sfera della luna, ovvero la regione celeste che è immutabile poiché si muove di moto circolare, di moto perfetto, e inoltre l'elemento di cui la regione celeste è costituita è un elemento perfetto a sua volta rispetto agli altri 4 terrestri, ed Aristotele lo chiama etere, quinta essenza o quinto elemento eterno, ingenerabile e incorruttibile, un archè alla maniera dei presocratici, potremmo dire. Aristotele, nello sviluppo del suo modello cosmologico, riprende il modello geometrico-geocentrico dell'universo di Eudosso, trasformandolo in un vero e proprio sistema fisico. L'universo, unico, finito ed eterno, è perfetto. Esso presenta una forma sferica ed è costituito a sua volta da sfere omocentriche, immutabili ed eterne, che ruotano di moto uniforme. Tutta la materia si è poi disposta da sempre nell'universo, riempiendolo tutto, cioè non esiste possibilità di spazio e di vuoto. Ritorna poi il motore immobile della metafisica, quel Dio atto puro e appunto motore immobile che comunica il moto al cielo più esterno delle stelle fisse e da questo ai cieli dei pianeti fino a quello della Luna.
Le specie celesti, come appunto abbiamo detto, sono ovviamente costituite da etere tenerissimo e finissimo, perciò sono in sé perfette. Al centro dell'universo si colloca la Terra, che è immobile come ogni centro di corpo rotante, anch'essa è sferica e composta dalle quattro sfere concentriche della Terra, dell'acqua, dell'aria e del fuoco. Tali sfere, però, non devono essere intese in senso assoluto, perché in realtà i quattro elementi sono mescolati tra di loro e rappresentano i luoghi naturali verso cui gli elementi tendono spontaneamente quando sono liberi di muoversi. Vorrei in questa lezione dedicare anche un po' di spazio alla natura in Aristotele e allo studio dell'anima. La natura in Aristotele sono le cose stesse che hanno in sé un principio di movimento e di stasi, per cui fanno parte di questa natura anche l'uomo, gli animali e l'anima. La natura non è governata dalla pura necessità come in Democrito, ma prevede un fine, tratto che delinea in Aristotele l'adesione ad una concezione finalistica o teleologica della fisica, che fu poi accolta da generazioni di studiosi posteriori fino all'età rinascimentale, quando tale finalità teleologica cadrà per sempre, decretando così la nascita della scienza moderna. Abbiamo detto che parte della natura è l'anima. Aristotele è infatti autore di un libro chiamato De Anima o Sull'Anima, composto da tre libri e poi completato dai Parva Naturalia, ovvero brevi scritti collegati all'anima che trattano nello specifico la natura del sonno, dei sogni, della memoria e del senso. L'anima, per Aristotele, è l'atto primo ed essenziale, o entelechia di un corpo naturale capace di vivere. L'anima è cioè la forma per la quale un corpo è in grado di vivere in quanto fornito di organi capaci di espletare determinate funzioni. Ogni corpo dotato di organi è materia, potenza della vita, ma affinché viva realmente deve essere dotato anche di anima, che occupa il posto più alto nella gerarchia degli esseri fisici. L'anima è principio interno di un corpo, ma non è un corpo né qualcosa di separato dal corpo. È la causa formale, finale e motrice del corpo, in quanto fine interno del corpo stesso. Questa concezione comporta di conseguenza la negazione dell'immortalità dell'anima, proprio perché essa non può sussistere separata dall'organismo corporeo di cui costituisce la forma. Tuttavia, Aristotele non si è mai espressamente pronunciato con chiarezza su questo problema. Cioè, Aristotele non si è mai occupato, come fece Platone, dell'esistenza dell'anima prima e dopo la sua unione con il corpo, semplicemente perché il suo sistema non prevede che l'essenza delle cose risieda fuori di esse, ed è appunto la mancanza di tale chiarimento che ha dato poi luogo a notevoli controversie tra commentatori medievali e moderni. L'anima umana possiede tre gradi o facoltà che si compenetrano tra di loro formando una unità inscindibile. Funzione vegetativa o nutritiva, che è il principio della nutrizione e della riproduzione ed è propria di tutti gli esseri viventi, compresi i vegetali. Funzione sensitiva o appetitiva, che è invece il principio della sensibilità e del movimento, che è proprio delle specie animali, uomo compreso. E infine, funzione razionale o intellettiva, che è il principio della conoscenza ed è proprio soltanto dell'uomo. L'uomo è di fatti sede di attività conoscitiva. L'attività conoscitiva ha nella conoscenza sensibile la sua fase iniziale e procede poi dai sensi alla ragione intelletto, perché in questa fase non c'è netta distinzione tra i due. Oltre i cinque sensi, secondo Aristotele, esiste un senso comune che dona all'uomo la coscienza di sentire, cioè la coscienza di essere soggetto di percezioni consapevoli, ovvero di essere un'autocoscienza. I sensi giungono insomma fino alla percezione, laddove la ragione è quel principio razionale che interviene sulle percezioni ricavando i concetti universali. La facoltà percettiva è l'attitudine dell'uomo a percepire i sensibili propri, come i colori e gli odori delle cose, oppure i sensibili comuni, cioè la forma e il moto delle cose. E inoltre una peculiarità prettamente umana è l'immaginazione, o facoltà capace, ricevendo immagini, di fonderle insieme, per conservarle e riprodurle, da cui la memoria in quanto facoltà legata alle immagini nel passato, ovvero il ricordo, e alle immagini legate al futuro, cioè la previsione. Il processo di astrazione che porta alla vera conoscenza delle cose, all'universale, avviene mediante l'intelletto.
Aristotele distingue un intelletto passivo, parte essenziale dell'anima umana, e un intelletto attivo. L'intelletto passivo però è una sorta di tabula rasa che riceve l'immagine e pertanto è in potenza rispetto alle forme pure. Affinché vi sia un passaggio dalla potenza all'atto, occorre uno stimolo ulteriore, quello fornito dall'intelletto attivo, che è appunto un principio attivo che possiede, non in potenza, ma in atto, i concetti universali esistenti negli oggetti sensibili e agisce dunque sull'intelletto passivo dandogli una scossa, esattamente come la luce fa sì che i colori visibili in potenza diventino colori visibili in atto. Dunque l'intelletto attivo è di natura divina ed è anche immortale ed eterno, da cui i famosi problemi interpretativi di Aristotele in età medievale e moderna ai quali avevo in precedenza accennato. Per completezza concludo citandovi altri scritti scientifici di Aristotele che potete poi approfondire sui vostri testi. Quattro libri sui fenomeni celesti, cioè i venti, la pioggia, la neve e le stelle cadenti. 10 libri di zoologia sulla storia degli animali, con particolare riferimento alla loro forma e alle loro abitudini. E ancora le parti degli animali, altri 4 libri che possono essere considerati una sorta di trattato di anatomia e di fisiologia comparata. E infine, sempre a tema animale, la generazione degli animali, in 5 libri, che hanno in oggetto i modi di generazione degli animali, le trasmigrazioni degli animali e infine il movimento degli animali. Con la fisica e le scienze naturali abbiamo terminato. Completeremo la prossima volta la nostra trattazione di Aristotele con etica, politica e poetica. Grazie per l'attenzione, arrivederci.